Signore e signori, buongiorno. Oggi andremo a vedere un po' quanto costa preparare un match negli Stati Uniti. Quindi, quanto costa un camp negli Stati Uniti? Voglio partire con una piccola premessa. Ipotizziamo che il caso che teniamo in considerazione sia un atleta che si va a allenare, quindi fa un camp di 3 mesi negli Stati Uniti, dove non ha ancora firmato per la UFC, quindi sta provando ad entrare in UFC e vuole allenarsi con i migliori al mondo e va in California. In questo caso vi parlo della mia esperienza e vi parlo della California. A che spese va incontro questo ragazzo o questa ragazza che va a vivere lì per 3 mesi e fa un camp americano? Allora, ipotizziamo low budget, quindi cercare di tenere le spese al minimo, non andare ad abitare da soli, non fare niente di costoso come ad esempio andare a Disney, a tutte quelle cose, quelle attrazioni che ci sono in California, ma solamente va lì per allenarsi e torna a casa. Parleremo di spese pre-match e basta, non post-match, quindi percentuali date a manager, percentuali date a palestra, cose del genere, solamente pre-match. Quindi, se volete sapere il post-match, quindi le percentuali varie, le spese che ha un atleta, c'è un altro video qui nella lista che si chiama quanto guadagnano i fighter in UFC. Lì vi spiego meglio cosa succede una volta che si vince un match e si vince una borsa, o si perde il match e si guadagna la borsa a metà. Quindi passiamo al succo del discorso, le spese. Andiamo ad analizzarlo un attimo. Partiamo dall'affitto. Andiamo a vivere con altri fighter, non da soli. In una casa dove si ha una stanza, costa $1,200 al mese, stiamo lì 3 mesi, quindi in totale $3,600. Se si vuole andare ad abitare in una casa singola, quindi in un appartamento da soli, senza nessun coinquilino, le spese lievitano parecchio e sono anche di 2.000-2.200 al mese, sto parlando. Quindi capite che si raddoppia la spesa, da 3.600 arriva quasi a $7.000, perché pago il doppio. Oltre questo, cosa c'ho da spendere? Il cibo, chiaramente, una media di $400 al mese, se sono bravo e non vado a mangiare fuori, quindi faccio la spesa, cucino a casa, qualche volta dopo allenamento mi fermo a mangiare in giro, perché ne ho un altro subito dopo, o un'altra sessione di fisioterapia, cose del genere, quindi non riesco a tornare a casa, perché dovete sapere che lì le distanze non sono come in Italia, ma tra un allenamento e l'altro, anche se abiti vicino, è considerato una 20 minuti, mezz'oretta di macchina. Oltre questo, siccome abbiamo detto non abbiamo ancora firmato per la UFC, ci stiamo provando, le palestre non chiedono una percentuale sulla borsa, ma chiedono $250 mensili, un semplice abbonamento, che può andare a pagare l'amatore come il professionista, è indifferente, pagano uguali, $250 al mese, si ha l'accesso a tutte le classi. Più o meno questa è la tariffa. Ci sono altri pacchetti dove si va a spendere un po' meno, chiaramente avendo accesso a meno classi, un totale magari di 6 classi settimanali, quindi un allenamento al giorno, non di più. E se sa di fare il camp lì, paga il mensile e è a posto. Oltre a questo, cosa abbiamo? L'auto, la benzina, che fortunatamente costa molto poco, e la fisioterapia, cose del genere. Allora, per l'auto, se siete fortunati e trovate qualcuno che ve la presta o comunque vi gira il suo leasing, cosa che alle volte si fa, nel senso che presta a te la macchina, tu gli paghi il leasing e la tieni per gli spostamenti, palestra, casa, costa più o meno $250 al mese, $300 al mese, sempre per tre bisogna fare, quindi 900. Oltre a questo la benzina, ho ipotizzato un $100 al mese perché la benzina costa veramente poco, ci si muove tanto, sia vero in macchina, ma non costa così tanto da essere una spesa significativa a confronto alle altre. Quindi di benzina abbiamo $300 in 3 mesi, $100 al mese. L'ultima spesa che ho ipotizzato sono fisioterapia e massaggi, cose del genere. Un $75 al mese, facendone 1-2 mensili, che poi si trovano ad essere 3 o 6 nell'arco dei 3 mesi. Quindi, ricapitolando, quant'è il totale che vado a spendere con queste voci che abbiamo detto prima? Il totale è circa di $7.000, non calcolando il volo per andare e tornare, non calcolando piccole spese come ad esempio l'esta, che sono $14 per il visto turistico, che comunque ci sono, non calcolando spese magari di passaporto, che sono $100-150. Quindi per fare un camp in America ad alto livello, allenandosi al top,
Si parla di $7,000 per 3 mesi. Capite che sono un bel po' di soldi, ovviamente, però sono soldi che uno può decidere o meno di investire per provare ad entrare in UFC. Ragazzi, ci vediamo al prossimo video, condividetelo, mettete like, commentate.